Amici, amiche, buona giornata. Oggi facciamo questo breve video. C'è una sorpresa, però una sorpresa che non vuole palesarsi. Non vuole palesarsi, allora per rispetto della sorpresa e della persona che sta facendo questa sorpresa, vi spiegherò solo velocemente, ma senza farvela vedere, perché è timida, non vuole farsi vedere. Oggi, come assistente di ripresa, non c'è Gloria, ma c'è la mia carissima nipotina Rebecca, che però non vuole farsi riprendere perché non le piace farsi riprendere. Vicino a lei c'è l'altra bellissima nostra nipotina, sua sorella, che si chiama Carlotta, che la prossima volta, quando ci sarà di nuovo il sole e avremo la fortuna che verranno di nuovo a trovarci, magari facciamo riprendere da lei per fare altre cose. Oggi ho ancora a disposizione questo cassone di letti rialzati, ho ancora delle cipolle e ho pensato di piantare una ventina di cipolle gialle e rosse che ho qua, così almeno occupiamo questo spazio. Benissimo, bando alle chiacchiere, buchino, cipolla, buchino, cipolla, mettiamo una rossa e una gialla. Va bene Carlotta, una rossa e una gialla ti piace? Anche a Rebecca piace. Loro non parlano, guardano senza parlare. Sono così. Ognuno fa cosa vuole. Se non vuole farsi. Ah, prima di tutto volevo dirvi che oggi è il 28, Il 28 di novembre e sono circa le 11. Le campane stanno suonando la messa qui a Castiglione di Nella, la messa grande come si dice da noi, cioè quella più importante tra virgolette, e noi invece qui stiamo seminando, anzi piantando le cipolle. Tra l'altro c'è ancora 2 giorni di luna calante e quindi siamo nel periodo giusto per seminare le cipolle, le patate, qualsiasi altra cosa che, come vi ho già detto, nasce, cresce sottoterra. Invece nella luna crescente ci sono invece, bisogna seminare invece quello che nasce fuori, che fa frutto, che fruttifica fuori dalla terra. Ecco, guardate, ancora 2 e poi siamo a posto, ancora 2 così e poi siamo a posto. Volevo poi dire, ma questo lo faremo poi un video, che ho studiato un sistema per proteggere tutti questi cassoni da quegli animali che ci hanno mangiato tutto, cavoli, cavolfiore e quant'altro che voi sapete. Ho trovato un sistema, ho già comperato i materiali e in un video apposta vi farò vedere in questi giorni che cosa ho preparato. No, devo ancora farlo, ho tutti i materiali ma devo ancora farlo. Vi farò poi vedere che cosa ho pensato, una cosa molto semplice, non crediate che sia una cosa particolarmente difficile da fare, ma ci ho pensato, ho studiato un sistema che dovrebbe funzionare. Per ora vi saluto, vi ringrazio della pazienza che avete sempre nei miei confronti, dei nostri video del nostro canale, e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao ciao a tutti, ciao!